Viva Palermo e Santa Rosalia! Tanti giovani qui presenti, ma che cosa ci fate qua? Per partecipare al casting del festino. Sono venuto qua per il casting, vediamo come va, speriamo bene. Per i casting per il festino di Santa Rosalia. Sono per il casting. Per il festino di Santa Rosalia, a quanto pare, perché solo questo c'è. E sono qui per il casting in quanto attrice. In pratica questa è la mia prima esperienza di casting. Perché dovrebbero scegliere te e non un altro? Fondamentalmente non so, non ho mai fatto un'esperienza simile, quindi mi aspetto qualcosa di positivo. Speriamo che vada bene per tutti, per me principalmente, per gli altri pure, buono per loro. Che dire, questo, siamo qua, ci aspettiamo di essere presi. E di accucchiare qualche soldino. Poi si vedrà al momento della fine chi verrà preso o meno. Ma speriamo di farcela, diciamo, perché il mio sogno da sempre è lavorare nel campo artistico. Questo lo devono dire loro, perché dovrebbero scegliere meno un'altra persona, però comunque penso che ho le qualità per fare qualcosa qui dentro, sicuramente. Non lo so, vediamo intanto come ci provinano e poi... Perché probabilmente scelgono qualcosa che mi è congeniale, quindi se cercano qualcosa che è vicino a me, perché non dovrebbero scegliere me? Non so esattamente che cosa richiedono, quindi io mostrerò il mio pezzo e sono disposta comunque a seguire in maniera diligente le prove. Quindi, non lo so, metto l'entusiasmo, la voglia di fare, la determinazione e tutto l'impegno, come in ogni cosa che faccio, perché penso che se siamo guidati dalla passione si fa tutto meglio. Speriamo bene. Non so come andrà a finire, non so di che cosa hanno bisogno. Non lo so, perché gli serve una figura di importanza come me. Ciao! Io non sono nuova al festino, nel senso che con Valerio Festi diressi il festino del 95, del 96 e del 97, che i famosi festini della primavera di Palermo, nei quali appunto parlammo in modo esplicito del rapporto tra peste e mafia. Quest'anno invece il festino ha una tonalità e una tematica totalmente diversa e l'ispirazione nasce da Papa Francesco. Papa Francesco che parla di una chiesa povera per i poveri e che parla della necessità di occuparsi degli ultimi della terra. Cosa che Rosalia fece. Rosalia scelse di non sposare Baldovino e di non restare nella corte di Re Ruggero alla quale era destinata, si ritirò prima nel convento dei Basiliani, che era un convento che si occupava, come una madre Teresa d'allora, si occupava dei diseredati, dei morenti, degli ultimi, appunto, come Papa Francesco dice, e non contenta di questo si ritirò addirittura in eremitaggio, lasciando però la porta aperta, la porta simbolica della sua grotta, aperta a tutti coloro che avevano bisogno di lei, e quelli che avevano bisogno di lei, allora i pellegrini non erano certo i ricchi e i potenti della città. E alla fine, nel momento del miracolo, decise che i suoi emissari verso la città sarebbero stati il cacciatore e il saponaro, cioè anch'essi persone umili. Non si manifestò Rosalia al cardinale o al viceré, si manifestò ai poveri e chiese loro di essere portatori del messaggio. Papa Francesco, con il suo interesse per il sud del mondo e con la sua presenza, per due volte si è spinto al sud, a Pantelleria, in Calabria, per mostrare il suo interesse nei confronti di questo muro invisibile che divide l'Italia in due, nonostante tutti i tentativi di abolirlo. Ecco, Papa Francesco ci ha spinto a raccontare la storia di Rosalia in modo nuovo. Rosalia è una santa che non solo ha fatto il miracolo, ma ha fatto del bene.